lo sciopero non è un diritto di Landini o di Bombardieri, lo sciopero è un diritto individuale di ognuno di voi, e se tu metti in discussione quel diritto stai ledendo la libertà delle persone, dei cittadini. Lo sciopero non è un obbligo, è una facoltà, è una scelta che uno fa. Ma nel momento che lo metti in discussione, tu stai impedendo alle persone di utilizzare l'unico strumento che hanno di potersi organizzare collettivamente e di avere la forza per migliorare le loro condizioni. Ma di questo paese, governo, ascolta! Ascolta le ragioni del lavoratore! La manovra che il governo sta facendo non ha il consenso della maggioranza del paese, perché non affronta i problemi che le persone stanno vivendo, dall'aumento delle bollette, dai salari che non ti permettono di arrivare alla fine del mese, dalla sanità che non funziona, dalla precarietà che è troppo alta, dagli investimenti che non vengono realizzati, da una lotta all'evasione fiscale vera da cui andare a prendere le risorse. Quindi è chiaro che anche questa giornata dimostra come il mondo del lavoro è stanco e come il Paese chiede delle politiche diverse da quelle che il governo sta mettendo in campo. Bisogna innanzitutto affrontare il problema molto serio di aumentare i salari e le pensioni, perché c'è un problema che non si arriva alla fine del mese, e c'è un problema altrettanto importante che riguarda il fatto di impedire che i nostri giovani se ne vadano via dal Paese ed in particolare se ne vadano via dal Mezzogiorno. E per fare questo bisogna investire, creare occasioni di lavoro, occorre investire anche sulle infrastrutture sociali, penso alla sanità che non funziona e che ha bisogno di investimenti, penso alla scuola, all'istruzione, e da questo punto di vista è evidente che noi non vediamo segnali che vanno in questa direzione, anzi si stanno facendo tagli della sanità, non si stanno facendo gli investimenti necessari e soprattutto non si vanno a prendere i soldi dove c'è bisogno di andarli a prendere, là dove sono, dove c'è l'evasione fiscale, dove ci sono stati degli aumenti dei profitti che non hanno precedenti nella storia del nostro paese, mentre si continua a fare cassa sui poveri e sugli ultimi, si è tagliato il reddito di cittadinanza, non si vuol fare il salario orario minimo, si sono tagliate le pensioni. Cioè si continuano a prendere i soldi sempre dalla stessa parte, quelli che tengono in piedi questo paese con il loro lavoro, e non si va invece a combattere quelle diseguaglianze che non sono affrontate. Per questo, per quello che ci riguarda, noi non siamo che all'inizio di questa mobilitazione, perché oltre a cambiare la legge di bilancio noi vogliamo cambiare quelle leggi sbagliate che sono state fatte in questi anni e vogliamo fare quelle riforme di cui questo paese ha bisogno. Credo che sia evidente a tutti la logica autoritaria e antidemocratica di questo governo, perché il diritto di sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione, e quando si fanno gli scioperi anche nei servizi pubblici si rispettano tutte le regole, ma soprattutto trovo che il ministro in questo modo sorvola su un punto. Lo sciopero di ieri è stato fatto perché sono morti altri due lavoratori. Quindi nel nostro paese, dove si continua ogni giorno ad avere tre morti sul lavoro, il governo non dovrebbe porsi il problema del perché, se gli scioperi creano danni o no, dovrebbe porsi il problema di intervenire per smettere che la gente muoia sul lavoro. Dalla campagna, come in tutto il Mezzogiorno, adesso basta è lo slogan che ci ha accompagnato in queste settimane. Non è solo contro la legge finanziaria, ma anche con delle proposte. Ad esempio si possono iniziare a colpire gli evasori fiscali, ad esempio si può prendere soldi dagli extra profitti delle banche e delle multinazionali, perché c'è tanta necessità di sviluppo di questo paese, ma c'è soprattutto un'esigenza del Mezzogiorno, un'esigenza del Mezzogiorno che deve partire dalla difesa dell'apparato produttivo, utilizzando al meglio le risorse sull'ecocompatibilità e la digitalizzazione. Questi sono gli obiettivi di una manifestazione che certo segna una svolta anche in questa realtà del Sud,
contro l'autonomia differenziata, perché vi è la possibilità che l'Italia cambi e cambi meglio a partire dal Mezzogiorno.